Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me ad una battuta di pesca al trout area e con l'occasione dell'attivazione di questo nuovo specchio d'acqua qui al lago Sistoriccio ad Alife, in provincia di Caserta, che la gestione ha dedicato all'attività della trota, pesca alla trota no kill, quindi con rilascio obbligatorio. In gergo viene definita questa tecnica trout area e vi faccio vedere come si pesca. Speriamo di fare qualche bella cattura, di divertirci. Venite con me in questo video, vi farò conoscere un po' il posto e vi farò vedere anche l'attrezzatura che utilizzo. Dai! Questo posto è utilizzato esclusivamente per le gare, per le competizioni e per una pesca a vista. Infatti sia la qualità molto trasparente e pulita delle acque che la bassa profondità rendono possibile una pesca a vista, quindi è una pesca molto entusiasmante, molto interessante, perché ci permette di vedere anche tutte le fasi dell'eventuale cattura, dall'inseguimento, ecco, dall'intercettazione della trota fino alla boccata, quindi rende molto avvincente la pesca e è sicuramente spettacolare dal punto di vista emotivo. Ora preparo un po' di attrezzatura, vi faccio vedere anche gli spoon, quindi le esche artificiali che utilizzerò nella prima fase di questa sessione di pesca, le canne, i mulinelli. E ora basta chiacchiere, andiamo a pesca, perché vedere le trote che pascolano così tranquillamente a qualsiasi pescatore viene voglia di lanciare. Dai! Giornata comunque caratterizzata dalle temperature molto alte e quindi di conseguenza di solito le temperature rendono poco attive, le temperature alte rendono poco attive le trote. Portiamo acquadino, questa è la prima della giornata, un po' piccoletta, però ci sta. Cerco di dare anche qualche indicazione sulla tecnica di pesca, sulla trout area. È una tecnica di recente introduzione nel nostro paese, sono 7-8 anni che è presente ed è in continua evoluzione ed espansione. Per quest'anno nella nostra regione, quindi in Campania, sono presenti due strutture che si occuperanno, ecco, di portare avanti questa disciplina che proviene dal Giappone, dall'Oriente, ed è indirizzata alla cattura delle trote con esche ed attrezzature ultra leggere, dove c'è un grande rispetto verso la trota, in questo caso il pesce, il predatore che si cerca di insidiare, e
è previsto il rilascio obbligatorio, evitando di toccare la preda con le mani. Infatti si utilizzano i guadini con rete gommata, oppure degli slamatori, che in gergo vengono chiamati releaser. E le ischie artificiali che vengono utilizzate devono essere provviste di ami senza ardiglione, questo per facilitare l'azione di slamata della trota una volta catturata. Rilascio, vediamo. Questa tecnica di pesca, la trautaria, può essere svolta in laghetti artificiali di piccole e medie dimensioni, con relativamente bassa profondità, poco importa. L'importante è avere un buon riciclo di acqua e soprattutto la quantità di trote che ci permette di divertirci, perché sappiamo bene che la trota, una volta che è stata immessa, appena immessa, è molto facile da pescare. Poi nel momento in cui viene punta, viene reimmessa in acqua, diventa sempre più difficile, ed è qui che entra in gioco, ecco, la bravura del pescatore nel riuscire a indovinare la giusta combinazione di canna, mulinello o filo con l'esca artificiale, in grado, ecco, di stimolare anche i pesci che dopo essere stati catturati diventano molto sospettosi e difficili da catturare. Tuttavia, per praticare questa tecnica di pesca non servono canne, mulinelli di altissimo, diciamo, di prima fascia. Ecco, per divertirsi, per iniziare a divertirsi anche in libera, quindi una sorta di allenamento come sto facendo io oggi, possiamo cominciare tranquillamente con una canna ultra leggera, un piccolo mulinello e del filo, diciamo, molto sottile. Basta una manciata di esche artificiali, di spoon, che attualmente si trovano molto facilmente sia nei negozi di pesca che online, e iniziamo, ecco, ad addentrarci in questo mondo. Poi partecipando eventualmente a quelle che sono competizioni, manifestazioni, gare a livello nazionale o internazionale,
avremo modo di misurarci e di crescere, approfondire la nostra tecnica di pesca e quindi salire man mano di livello anche con l'attrezzatura che decideremo di utilizzare. In conclusione, credo che strutture sportive come quella che vedete alle mie spalle penso siano indispensabili almeno in ogni regione per iniziare a far crescere anche il movimento, così come sport di nuova introduzione come il paddle si stanno ricavando la loro fetta di mercato. Io credo che anche in questo settore la pesca sportiva, che comunque ha un grande seguito di utenza, si potrebbe fare qualche investimento maggiore da parte delle regioni, anche degli enti preposti per sviluppare questa categoria. Mamma mia, qui sotto proprio questo. Mamma mia, qui sotto proprio questo. Che spettacolo. Che spettacolo. Questa è veramente... me la sono goduta, eh. Questa mi ha ripagato per i tanti inseguimenti a vuoto di oggi. Bellissimo. Questo bel cranchettino. Guarda un po' se ti piace. Un cuga. Cuga. Ringrazio tutti voi per la visione di questo filmato. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale, che per noi è molto molto importante. E se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like, come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.